Sì, io la prima domanda che ti vorrei fare appunto è, vorrei partire proprio a bomba, vorrei chiederti se la lotta partigiana può essere considerata come parte, come un crimine e quindi questo che cosa significa e come possiamo andare a sviscerare questo luogo comune che spesso sentiamo dire da una certa parte dell'opinione pubblica. Allora, diciamo che considerare o meno la resistenza, la lotta partigiana del 43-45 come un crimine dipende dalla sensibilità politica di ciascuno, nel senso ovviamente i neofascisti pensano di sì, però noi viviamo in una repubblica democratica nata dalla resistenza, quindi in quanto tale il nostro ordinamento giuridico statale, la nostra Costituzione, la pensano diversamente. La prima cosa che dovremmo fare è cercare di capire di che cosa si parla quando si parla di crimini della resistenza. Diciamo, premesso che non si può considerare ipso facto la resistenza come un crimine, se lo si fa, si prende una posizione semplicemente politica che non ha niente a che vedere né, ripeto, con il nostro ordinamento né con la realtà dei fatti storici. Sicuramente ci sono degli atti all'interno della resistenza che possono essere considerati crimini. Anche qui bisogna capire quali esattamente. Chi intende svalutare la resistenza in quanto tale considererà tutti gli atti di guerra dei partigiani come dei crimini. Per esempio l'eliminazione di figure del fascismo repubblicano, per esempio le imboscate a pattugli della Guardia Nazionale Repubblicana, per esempio l'esecuzione di prigionieri tedeschi o fascisti. Ecco, chi intende svalutare la resistenza considererà questi atti, che sono atti di guerra sostanzialmente o di guerriglia, come la vogliamo chiamare, come dei crimini. È chiaro che la resistenza rappresenta una rottura nella storia italiana, una rottura di enormi proporzioni che spesso si tende, diciamo, a non valutare correttamente. La resistenza mette in moto una serie di processi sociali, politici, di cui ancora noi viviamo le conseguenze. Ripeto, noi viviamo un ordinamento, di una democrazia repubblicana che nasce dall'antifascismo e dalla resistenza. Quindi, questa rottura ha comportato una serie di traumi. Tra questi traumi c'è stato quello, per esempio, che decine di migliaia di uomini e anche di donne italiani, privati cittadini, a volte ex soldati, soldati congedati o diciamo sbandati dopo l'8 settembre, ma comunque privati cittadini perché non agivano più in nome della monarchia sabauda in vigore prima dell'8 settembre 43, privati cittadini hanno preso le armi e hanno combattuto. È chiaro che siamo in una situazione eccezionale. Che cosa significa? È una situazione di guerra. È una situazione in cui, come in tutte le guerre, la normalità, che è quella in cui tutti noi reprimiamo gli istinti violenti, in cui ci viene insegnato che la violenza è sbagliata. La guerra è esattamente il contrario, la guerra è l'organizzazione su ampia scala della violenza e in cui c'è un rovesciamento di questi valori. La violenza diventa necessaria e la violenza in una guerra è anche normalmente esaltata come coraggio, come ardore patriottico, eccetera. Questo è una guerra convenzionale. In una guerra di guerriglia, in una guerra civile, come è stata anche la resistenza, la resistenza non è stata solo una guerra civile, ma è stata innanzitutto una guerra di liberazione da un nemico invasore, che erano ovviamente i tedeschi. Poi è stata una guerra civile e poi, come insegna Claudio Pavone, per una parte della resistenza è stata anche una guerra di classe. Ma non per tutta la resistenza, per una parte di resistenza, quella più direttamente legata al Partito Comunista, anche qui bisognerebbe fare un discorso ampio e differenziare questa affermazione, però diciamo lasciamola così come concetto generale. All'interno di una guerra è ovvio che gli atti violenti fanno parte, purtroppo, ma la realtà è questa, della dinamica di un conflitto.
Quindi, diciamo, è evidente che determinate azioni violente fatte dalla resistenza contro quelli che erano a tutti gli effetti obiettivi militari non possono essere considerati dei crimini, a meno che appunto di non voler considerare la resistenza di per sé un crimine, ma insomma questa è un'ipotesi che abbiamo già scartato all'inizio della nostra conversazione. Poi ci possono essere episodi specifici che noi possiamo, su cui ci si può concentrare e su cui per esempio la pubblicistica o diciamo tutto quel segmento dell'opinione pubblica e della politica italiana neofascista oppure anti-antifascista, quelli che erano i qualunquisti nella seconda metà degli anni 40, ecco, questo segmento ampio che è sempre esistito nell'opinione pubblica italiana e che esiste tuttora, che non è esattamente fascista, non è esattamente nostalgico, ma non è neanche così convintamente antifascista, diciamo che si pone su un po' una posizione mediana, come dicevi tu prima, in cui si tende a guardare in maniera speculare tra fascisti e antifascisti, come se fossero semplicemente due fazioni identiche fra loro, semplicemente due opposti estremismi che si sono combattuti, ma in fondo nessuno dei due aveva ragione o completamente ragione. Quindi c'è un'opinione pubblica in questo paese che la pensa così, a torto o a ragione, comunque c'è, esiste, e quindi certi sentimenti sono sempre stati veicolati da alcune parti politiche, da certa stampa, e tuttora lo fanno, da certa pubblicistica, mi viene in mente ovviamente Panza, per dire un fenomeno degli ultimi 20 anni, che hanno spinto, hanno soffiato un po' sul fuoco di questa opinione pubblica. Indubbiamente, chiudo questa mia chiosa, se no vado troppo lungo e vi lascio interloquire, evidentemente. Ci sono stati degli atti che si possono rubricare come crimini. Ci sono stati omicidi indebiti a carico di persone soltanto sospettate, per esempio, di attività di spionaggio contro i partigiani. Ci sono stati a volte degli episodi di pure semplice criminalità, rapine, stupri commesse da partigiani o presunti partigiani. Ma cosa molto importante, le bande partigiane tendevano a reprimere con grande severità questi atti. Una violenza carnale commessa a danno di una contadina faceva finire il partigiano davanti al plotone d'esecuzione. Le bande partigiane su questo erano molto severe. Per esempio, c'è un passo di Nuto Revelli, che è stato uno dei più importanti capi partigiani del Piemonte di Giustizia e Libertà, che scrive nel suo diario della guerra civile: ci sono dei sedicenti partigiani che vanno in giro, si spacciano per partigiani e in realtà rubano, in realtà violentano, rapinano, perché di questi tempi basta mettersi un cappello alpino in testa per farsi passare per partigiani e i contadini si fidano, le popolazioni rurali si fidano. Questa gente la dobbiamo reprimere con la massima severità, il Comando di Giustizia e Libertà su questo è assolutamente concorde, bisogna fucilare senza pensarci due volte. Questo era l'atteggiamento delle bande partigiane, della stragrande maggioranza delle bande partigiane, poi bisognerebbe scendere al dettaglio di ogni singola formazione e già qui si capisce la differenza fra un movimento che per quanto sia irregolare tenta di darsi delle regole, tenta di usare giustizia per quanto possibile, e invece il fascismo repubblicano, che più del fascismo di regime era un, non so se definirlo movimento, chiamiamolo così, tendenzialmente criminogeno, in cui in realtà la tortura, lo stupro, anche la rapina erano ampiamente tollerati, quando non apertamente incoraggiati. E quindi c'è una differenza molto ampia sotto questo punto di vista tra la resistenza e i nemici della resistenza.